punto di partenza, diciamo, di questa introduzione vuole essere andare a guardare quali sono le motivazioni che hanno portato Piero Bernocchi a scrivere questi due libri, Beni comunismo e Oltre il capitalismo. E una delle prime motivazioni è dettata da una considerazione, la considerazione che dopo il crollo del socialismo reale, in realtà il capitalismo occidentale, che si sarebbe potuto pensare svilupparsi anche in maniera illimitata proprio a causa di questo crollo, non si è sviluppato, ma in questo senso, ma invece ha visto determinarsi una delle crisi maggiori da un punto di vista strutturale, economico, politico, finanziario, ambientale e anche energetico. E da questa prima considerazione è emersa anche la considerazione ulteriore che ogni crisi, così come etimologicamente inserito all'interno dello stesso termine, è anche una opportunità e che quindi forse questa crisi poteva anche essere l'opportunità di una ripresa in considerazione di una strutturazione, di un intervento per superare la forma del capitalismo. Questa prima considerazione che Bernocchi ha fatto si è incrociata poi con quella delle esperienze dei governi popolari, politici che ci sono stati nell'America Latina e dei movimenti indigeni e contadini e ambientalisti che insieme alle primavere arabe e europee e statunitensi nello stesso tempo si sono poi in un certo senso incrociati con quella visione del altermondialista e anticapitalista che veniva intanto emergendo da quei movimenti che da Seattle fino ai forum sociali ci sono stati in Europa. È naturale che se questo è diventato un elemento di considerazione, accanto a questo è diventato anche in considerazione un altro elemento, e cioè forte la questione che il crollo di questo primo tentativo di superamento del capitalismo occidentale non abbia lasciato nei soggetti che lo hanno attraversato una crisi di identità, una implosione in tutti quei movimenti e quelle persone che comunque in questi decenni hanno portato avanti una visione alternativa, e che se questo crollo non ha determinato in realtà un'implosione all'interno di queste generazioni e di questi movimenti, forse è dovuto allo stesso fatto che queste stesse generazioni non andavano più guardando quel modello di socialismo reale come il modello al quale potersi rifare, perché evidentemente questo modello era stato già messo in crisi e in qualche modo superato. Se questo è vero e se questi sono dei presupposti di partenza, è ovvio che Bernocchi non abbia potuto fare a meno di incrociare un'analisi critica rispetto ai modelli del socialismo reale e quindi a tutti quei presupposti del socialismo reale che nella realtà non potevano essere più considerati come quelli cui una generazione o più generazioni potevano rifarsi, e quindi la dimensione della statalizzazione totale di una società nelle mani di un partito unico, nelle mani di una borghesia di Stato che in qualche modo gestisse insieme al partito unico l'intera società. Non era più possibile vedere un modello di privatizzazione, di statalizzazione completa, e quindi posti di fronte a questo elemento e a questo elemento di crisi era ovvio che ci si ponesse di fronte ad un'analisi di quelli che erano i vecchi modelli, per usare la metafora di Piero, buttando via l'acqua sporca ma anche il bambino, perché evidentemente è il bambino che continua a sporcare quell'acqua, e che per questo non si potesse fare a meno di arrivare ad un'analisi tanto critica di quei modelli da dover arrivare a fare un'analisi critica di quelli che sono stati i teorici di tali modelli, non soltanto gli epigoni che hanno dato vita ad una interpretazione dei modelli. E qui Piero si è, come dire, confrontato in maniera articolata con un approccio che è stato anche un approccio che l'ha visto con prendere in mano testi, Moloch e con citazioni enormi, in cui Piero ha cominciato a dividere il Marx politico e l'Engels politico dal Marx analista del capitale. E tanto materialista, dice Piero, si presenta il Marx analista del capitale, approfondito
nelle sue analisi, tanto invece non regge in realtà il confronto attuale il Marx politico, che rimane un idealista che non approfondisce le analisi ma ci consegna in realtà delle analisi rispetto alle quali il confronto non può più emergere come quello di una volta, perché noi stessi abbiamo messo in crisi quegli elementi di cui poco fa facevo accenno, e cioè una visione del partito unico, della dittatura del proletariato, eccetera, eccetera. E nel testo, anzi nei testi di Piero, questo elemento viene articolato in realtà nel momento in cui ci riporta quello che è stato, quella che è stata la discussione, la critica acerba tra comunisti ed anarchici all'interno della Prima Internazionale, facendo risaltare anche le stesse critiche che Bakunin ha fatto ai comunisti in relazione al loro essere elitari ed anche autoritari. Non è una cosa da poco porsi di fronte a una teoria che ha fatto parte, ha determinato atteggiamenti di generazioni, scontri e confronti all'interno dei movimenti politici. E naturalmente, se questo è un po' il quadro che Bernocchi ci presenta, è una analisi che rifonda alcuni elementi portanti e importanti del comunismo, è chiaro che Piero da qui inizia a confrontarsi con un modello differente come quello del beni comunismo, che come termine è stato un termine che ha destato un po' la critica, no? Che è stato un po' rifiutato inizialmente come un termine anche brutto, che però invece ha avuto successivamente una grande espansione mediatica ed è arrivato a tutti, senza che nessuno peraltro riconoscesse nulla a Piero o comunque si rifacesse anche a quanto Piero nel frattempo andava in qualche modo sottolineando rispetto alla questione del beni comunismo. Piero ci tiene a prendere anche le distanze all'interno dei libri da altri teorici intellettuali importanti come Negri, come Hart, come Mattei, come Rodotà, che approcciano al tema dei beni comuni, e fa dei beni comuni e quindi del beni comunismo una categoria storica. Dice cioè Bernocchi: i beni comuni non possono essere dati come concetto una volta per tutti, rimanendo ipostatizzati, ma invece sono sottoposti ad una revisione all'interno della società in base a quello che ogni società e ogni componente sociale può identificare con i beni comuni. E nella situazione attuale, ci dice Piero, per beni comuni non si possono intendere soltanto istruzione, sanità, energia, ambiente, acqua, che pure sono dei beni comuni, ma dobbiamo intendere anche altri elementi, per esempio l'elemento della finanza pubblica o i soldi che vengono sottratti agli individui dallo Stato, o quelle industrie che sono considerate industrie strategiche e importanti. E questo determina ovviamente un'altra serie di questioni importanti, come quella di quali sono i soggetti che si devono occupare di questi beni sociali che non possono essere statalizzati, perché la borghesia di Stato ha dimostrato di non essere in grado di gestire i beni sociali come realmente andrebbero gestiti, in quanto pur non essendo direttamente privatizzati possono, una volta statalizzati, essere individuati, interpretati come beni individuali, ma dovrebbero essere invece socializzati. Ora, quali sono gli attori e chi deve socializzare sulla complessità di tale socializzazione? Piero entra nel merito dedicando a questo problema le parti centrali di tutti e due i libri, e accanto a questo ne emerge per Piero anche un'analisi di quali dovrebbero, potrebbero essere le alleanze sociali per la gestione del beni comunismo e identifica, diciamo, queste alleanze sociali che bisognerebbe fare con quegli strati, diciamo così, sociali interessati al cambiamento, che dovrebbero mettere in moto un movimento significativo per poter arrivare alla gestione. Ma qui si aprono delle problematiche, perché si apre anche una gerarchia, a parte che Piero fa
a questo punto anche un'analisi sulla frantumazione, estrema frantumazione del lavoro all'interno della nostra società, tra lavoro operaio, lavoro pubblico e privato, e fa un'analisi anche abbastanza interessante sulla questione del lavoro autonomo e della piccola imprenditoria, e anche qui innesca un momento di analisi critica rispetto a tutto quello che per esempio anche in Gramsci è stato identificato in Ordine Nuovo con una classe piccolo borghese che non dovrebbe o non potrebbe avere quasi titolo ad entrare nel merito dei conflitti sociali, ma un elemento importante del bene comunismo per Bernocchi è proprio quello che non possono esistere o non dovrebbero esistere gerarchie tra competizioni. Non si può cioè sostenere, dice Piero, che il conflitto capitale-lavoro sia un conflitto superiore ad altri che esistono, come per esempio quello del capitale e l'ambiente oppure del conflitto di genere, perché tutti i conflitti sono in realtà tali e quindi vanno rispettati e devono essere utilizzati. Accanto a questo c'è, come dicevo prima, una enorme complessità nel momento in cui ci affacciamo anche alla problematica della socializzazione dei beni comuni, perché questa problematica della socializzazione dovrebbe vedere quei movimenti politici che si interessano della socializzazione come dei movimenti strettamente interessati e che devono acquisire il bene comune come un diritto a gestirlo, ma anche come un dovere. E questo all'interno di questa società non è ancora dato, cioè arrivare a questo punto, cioè arrivare alla consapevolezza di un movimento che sappia entrare nel merito anche di un dovere che si ha nella gestione e nella tutela di un bene comune, occorrerebbe diciamo avere per raggiungere questo dei dati che ad oggi nella nostra società non sono ancora dati, appunto. E Piero analizza all'interno dei suoi testi questo passaggio piuttosto complesso e ci mette anche in guardia sul fatto che una volta dati questi elementi per arrivare a questa dimensione si possa pensare di aver superato quell'elemento della delega totale che all'interno della società si dà a quelli, a coloro, a quelle forze politico e sindacali che di questa delega e su questa delega fondano il proprio impero, perché non è detto che questo elemento possa essere completamente eliminato. E analizza anche in questo senso l'esperienza, comune esperienza dei COBAS, che ad oggi si presentano come una forza, una delle forze più grandi che utilizzi la mancanza di delega o il tentativo di non utilizzare la delega da parte dei propri iscritti come un elemento fondante del proprio essere organizzazione politica, sociale, sindacale, ma anche della grande difficoltà che proprio un'organizzazione così strutturata incontra nella realtà all'interno di una società in cui gli interessi altri rispetto al riperpetuare la delega continuano ad esistere. In questo senso e in questo momento Piero compie un'analisi abbastanza interessante, forse anche un po' innovativa, su quella che poi dietro tutto ciò considera essere la natura umana, in una contraddizione perenne, dice Piero, facendo un'analisi anche antropologica su quella che è la dimensione dell'individuo in perenne lotta tra un certo senso l'egoismo, l'ego e l'altrui, l'io e il noi, tanto che nella realtà ne fa scaturire una categoria piuttosto interessante, una teoria piuttosto interessante che chiama lui stesso egoismo altruista, cioè l'essere l'individuo internamente a certe situazioni presente contemperando, e solo laddove si contemperino questi due elementi che sono appunto il posizionamento continuo all'interno delle situazioni che gli si offrono di fronte. E anche questo è un aspetto, direi forse uno degli aspetti più nuovi del testo di Piero, che ci consegna e che si consegna anche ad una certa riflessione complessiva di tutto questo.
Il testo di Piero, i testi di Piero, il testo di Piero sono stati visti da alcuni di coloro che poi si sono confrontati con Piero all'interno di scritti che hanno contribuito a formare il secondo titolo di Piero, anche come un excursus su 50 anni del movimento italiano, e importanti, tanto che in realtà Piero ha voluto proprio, e devo dire con una forma anche un po' innovativa, consegnare a parte di questi testimoni che comunque hanno nella loro vita incontrato i movimenti degli ultimi 50 anni, offrire la possibilità proprio a chi è stato artefice, partecipe in prima persona, la possibilità di interloquire, di scrivere qualcosa su questo, di entrare in relazione. E il testo, oltre il capitalismo, contiene proprio ampi stralci nella parte che Piero dedica alla riflessione su quelle che sono state le analisi e anche le critiche fatte al suo testo. E il testo è un testo abbastanza complesso e anche, diciamo così, corposo, perché oltre ad aver internamente alla parte trattata da Piero degli ampi stralci delle analisi fatte dai suoi interlocutori, anche la pubblicazione di quelle che sono le riflessioni di coloro che si sono misurati con Piero e che ne fanno emergere un quadro molto interessante, perché sono delle visioni all'interno del testo che ci consegnano quelle che sono le riflessioni di un'ampia parte di personalità o personaggi che comunque si incrociano all'interno degli ultimi decenni, che ci danno una visione anche completa di quella che è stato un movimento e che continua a essere il movimento degli ultimi 50 anni. In quest'ultimo anno in realtà Icobas e Piero in particolare è stato impegnato anche in molte questioni relative al grande movimento della scuola che noi abbiamo messo in campo in quest'ultimo anno come Icobas, e questo non gli ha dato modo e opportunità di fare, di illustrare, di portare presentazioni di questo libro, questo secondo libro, dappertutto. Ed è per questo che Piero ha scelto questa formula odierna, cioè quella di fare intanto una presentazione congiunta con il maggior numero delle persone che hanno comunque contribuito a questo testo, per entrare nel merito di quelli che sono i nodi che Piero ha affrontato, riservandosi naturalmente anche la possibilità, laddove ci fosse questa possibilità, di fare ulteriori presentazioni e ulteriori discussioni.